Andiamo a esplorare il palazzo d'inverno? Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? Certo che no. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a Jazib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim, ma stai dipingendo un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Eccolo lì. Indietro, non avvicinarti. Sono stato chiaro. Sono dietro di te. Qui. Attenderemo che faccia buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino? Beh, prima di poter cantare vittoria dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Si è fatto buio. Vieni. Nihal! Ti aggrappi alla mia coda, Basim. Sei saggio. So che odi restare da sola. L'agnello ripieno. Vedo delle guardie da quella parte. Resta lì, va bene. Salsa di limetta con melagrana e limone. Ho già l'acquolina. Sento qualcosa. Ho bruciato. Stai in guardia. Giocando. Andiamo.
Hai visto gli ospiti? Che strani costumi. Chiudi quella bocca, altrimenti ci farai passare dei guai. Mi chiedo solo il perché dei costumi. Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro. Fa un riposino. Non c'è fretta. L'hai trovata la chiave? Il califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve. Eccoli qui. Vieni. Perdi qua. Il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Presumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, Califfo.
Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione. Arriva qualcuno. Di qua. Via libera. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi. Venderne un solo frammento frutterebbe un mucchio d'oro. Per caso non hai un piccone con te, vero? Lo terrò presente per quando ci intrufoleremo in un altro palazzo. Va bene, Basim. Apri, ruba, scappa. Basim, presto! Basim! Dai, dammelo! No, no! Hai una vaga idea di quello che mi faranno. Vi prego, io... mi dispiace. Questa è tutta colpa tua! Basta! Vi prego! Tanto delinquente da quattro soldi! No! Corri! Nihal, aspetta! Padre! Prendetelo! Il califfo è morto! Si trovate il faccioso! E qui non si passa! Lasciamelo di torno! Nessuno potrà superarmi! Aprite gli occhi e cercate il giovane ladrone! Eccolo! Campana dell'allarme! Allerta! Ehi tu! Credeva di fare. Devo ritrovarla. Probabilmente è tornata a casa. Ha di nuovo rubato il raggio. Prendi questo!
Nihal! Non proprio. Stai bene? Ottimo. Perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio, è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo. È stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione, ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. Radunateli tutti quanti! Basim! Distogli lo sguardo! Non c'era niente che potessimo fare! Niente! Se il califfo fosse vivo,
Questo non sarebbe successo. Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim. L'idea del furto a palazzo è stata tua. Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi. Io ti ho salvato. Tu li hai uccisi. Sei stato tu. Veniva da quella parte. Spero di non rivederti mai più. Presto! Sono tutti morti. Ma ero io quello che cercavano. Io non posso restare qui. Non posso. Non fuggirai, vigliacco! Mi sta fuggendo. Vieni qui. È inutile. Cercate ancora. Non può essere lontano. È un ragazzo dai capelli neri. Fermati di sopraggi, lo verde. Fermo! È lui? Credo di sì. Molto bene. Muoviti! Volete fare? Non pensare. Nuovo giorno, un'altra prova. Dovrei tornare. La fortezza di Alamut mi lascia senza fiato. Come se fosse sorta dalle storie che sentivo da bambino. Se non hai fede in te stessa, chi si fiderà di te? Eccoti qui. Sei pronto? Io credo di sì. Cerca di non pensare a ieri. Oggi è un altro giorno. Vestiti e potremo iniziare.
Forza, Basim. Come hai imparato? Sì, maestra. Sembri in forma oggi, Basim. Continua così. Calmo, Basim. Calmo. Salta! Ora! Sì, maestra! Ho visto abbastanza. Riproveremo domani. Ero pronto! Lo leggo nei tuoi movimenti. Tu ti distrai facilmente. Il balzo della fede è una prova cruciale nel tuo percorso di iniziazione. È uno dei riti più antichi e sacri della confraternita. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Abbraccia la paura, placala, trova la pace e lasciati andare. Sì, maestra. Forza, torniamo al campo. Posso chiedervi una cosa? Puoi. Quella volta, al palazzo di Anbar, ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati, membri dell'ordine. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva nemmeno i loro nomi. Com'è possibile che l'uomo più potente di Baghdad sia tanto asservito a degli sconosciuti? L'ordine ha regnato su uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli, con la loro capacità di persuasione. I membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un burattino. E lo stesso varrà per chiunque gli succederà. Il califfato è schiavo del loro potere. Basim, vai da Fulad e chiedi se gli serve aiuto. Continuerai l'addestramento più tardi. Sì, maestra. Hai visto il mentore Raihan al campo? Si prepara a ricevere l'emissario dei Tairidi, maestra. Grazie. Come sta Nur, l'aquila audace? Cadrà o si libererà in volo? Tu volerai, Sadiki. Inshallah. Grazie. Siamo simili nello spirito, sai? Cosa te lo fa pensare? Uno dei Banu Musa si infuriò con te, ma tu non battesti ciglio, ricordi? Non l'avevo preso io il martello. Non ti scusasti perché non avevi fatto nulla di male. Ti rispetto. Sei testardo come me. Mi hanno detto di peggio. Hai visto Fulad al campo? L'ho visto parlare con Ahmad vicino al suo ufficio. Arrivederci. Molto bene. Ah, che cosa c'è nell'angolo, qui? Un piccolo disegno? È la mia firma. Dimostra che l'autore sono io, non Al-Hassan. O peggio, Abu Jafar. Scherzo, naturalmente. Addio. Ah, Basim, come stai? Sì, Ankido, ora si mangia. È intelligente, ma intelligenza dovrebbe fare rima con pazienza. Mi ricorda qualcuno. Avete parlato con la maestra Roshan? Abbi pazienza. Sii grato per i tuoi progressi. Farò tesoro delle vostre parole. Roshan mi ha chiesto di vedervi. Ah, sì. A Rebecca servono strisce di cuoio. Puoi andare a recuperarle nel deposito? Lo farò, Fulad. A dopo, allora.
أجد قريبا إلى هذه الدرجة. إن ذلك يفترك لنا كنزا عظيما هو وجيه. A Rebecca servono strisce di cuoio dal magazzino del campo. Devo portargliele. Non mi serve. È difficile trovare qualcosa qui. No, non è una striscia di cuoio. Queste forze del califfato stanno iniziando a metterci pressione. Forze? Vuoi dire l'ordine, Aban? Io posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli e se voi insisterete nel dare loro aiuto... Noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Senza di essi siamo ciechi. Comunque sia, il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Vengo per avvertirti. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Capisco, Aban. E così i Tahiridi che governano questa terra sono tutto ciò che si frappone tra Alamut e un attacco su vasta scala. Una pace fragile. Quanto può durare? Come va la costruzione? Ah, il lavoro è molto più lungo del previsto. Deve essere frustrante. Il mentore Raihan è saggio, ma parla della montagna come se fossimo destinati a costruirci sopra. Seguiremo i suoi dettami con pazienza. La maestra Roshan dice che non devo essere ansioso di tornare alla città della pace. Io non avrei alcuna fretta. Baghdad è diversa ora. È molto, molto pericolosa. Rebecca? Basim. Stai per caso vagando per il campo senza meta? No, ho questo cuoio per te, va bene? Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Ecco il tuo pugnale. E la tua spada. Sono orgogliosa del mio lavoro. Questa lama ha carattere. Ho mai creato qualcosa che non fosse unico? Sono in debito con te. Non pensavo di ricevere nuove armi. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere tagliente. Roshan di... Thank you.
registrarti ancora. Mostrale la tua nuova spada, allora. Sono ansioso di farlo. Come va il tuo addestramento, Sadiki? Nur mi ha mostrato una nuova presa per il coltello e la mia mira è migliorata. Lanciandolo in questo modo, fende l'aria con rapidità e precisione. Devo ricordarti come si usa un coltello? Così. Molto bene. Il tuo esempio mi spinge ad allenarmi. È questo lo spirito, Sadiki. Assalamu alaikum, Sadiki. O alaikum assalam. Ti manda Fulad? No, a dire il vero. Non devi aiutarci con queste rocce? Credo si tratti di qualcun altro. Non per essere scortese, ma non ho tempo di parlare. Devo pensare a cosa fare. Ti lascio al tuo compito, allora. La pace sia con te. E anche con te. Poco fa ero sulle montagne e la vista della fortezza di Alamut mi ha tolto il fiato. Il mentore Raihan ci ha detto di ispirarci ai nidi che le aquile costruiscono sulle vette di Alamut. Il suo lascito è chiaro. A presto. Che Allah sia con te. Molto bene. Ci vediamo domani. Basim, devi imparare a combattere. Ero sorpreso quando Rebecca me l'ha data. La spada non è un'arma rozza per un occulto. Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada. Ma tu come la userai? Sono qui per apprenderlo, maestra. Sei davvero qui? Beh, sì, credo di sì. Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? È un enigma. No, è la differenza tra la vita e la morte. Tieni gli occhi su di me e girami intorno. Non dare mai le spalle al tuo avversario. Sì, meglio. Mostrami i tuoi affondi veloci. Bene. Sì. Eccellente. A volte dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Resterai scoperto. Quindi agisci con tempismo. Avanti! Così! Molto bene! Eccellente! Passiamo alla difesa. Puoi parare gli attacchi dei tuoi nemici. Dopo alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Para i miei attacchi ora. Sì! Molto bene!
eccellente. Non possono essere parati alcuni attacchi. Dovrai invece schivarli. Stai pronto! Tieni alta l'attenzione. Molto bene. Stai imparando. Ben fatto. Ora proviamo un combattimento libero. Mostra ciò che hai appreso. Oh, mi hai colta di sorpresa. Ben fatto. Ehi, sveglia! Non devi pensare a nient'altro. Prendi questo! Cosa credi di fare? Abbiamo finito per oggi, Basim. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. L'apprendimento richiede azione e quiete in parti uguali. Ti sei dedicato all'azione. Ora cerca la quiete. Non devi avere fretta. Sii paziente. Fallire fa parte della tua crescita. Ripensa a queste parole e torna più forte. Sì, maestra. Lo farò. Bene. A più tardi. Presto Ahmad tornerà alla casa della sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. So quanto sei legato a tuo fratello. Presto avremo altre notizie. Poi potremo agire. La pace sia con te, Abu Jafar. Io sono Ahmad. Ahmad, le mie scuse. Non preoccuparti. Vieni a scaldarti vicino al fuoco. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Per Baghdad, per la Casa della Sapienza. La Casa della Sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare. La scienza non aspetta. E inoltre compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra gli studiosi. Fulad, racconta a Basim la storia della piuma. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore della Duat. Noi siamo tenuti all'umiltà e al rispetto del nostro ruolo. Noi siamo i messaggeri della giustizia, non i giudici ultimi. Chi vuole affiancarmi nella ronda stasera? Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ti sono grato. Andiamo. Stai arrivando, Basim? Ascolterai le storie più tardi. Vieni con me! Posso confidarmi con te? Sai che puoi. Prima il mentore Raihan si stava rivolgendo a un emissario. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Siamo al sicuro qui, ad Alamut. Non saprei, ma non invidio chi attaccherà questo nido di aquile. Come va la ronda? Ad Alamut è tutto tranquillo. E io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Inizieremo da lì. Grazie. Vieni, Nur. Seguimi.
Sei ansioso di ricevere la tua iniziazione? Sì, è come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Io non ho dormito la notte prima della mia cerimonia. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero. Tutti temiamo l'ignoto, ma ciò che è ancor più ignoto ci attende oltre l'iniziazione. Parli dell'ordine? Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti negli angoli e nei vicoli più bui. La differenza è che l'ordine è reale. Che cosa vogliono? Vogliono il controllo di Baghdad. Vogliono il potere. Lei è Maja. Magnifica. Presto ne avrai una tutta per te. Fulad mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E non era un complimento. Ha visto qualcosa? Seguimi. Dietro di te. Dobbiamo essere rapidi. Sono d'accordo. Ehi tu, fermo. Dobbiamo attendere il momento giusto. Fiatare nemmeno. Facerai per sempre. Ora sei finito. L'inferno ti aspetta. Sì, nessuna pietà! Io ti ucciderò! Non erano bersagli di legno, vero? Non è per quello. Questa spada... Che cosa? I mercenari di Baghdad usano queste armi. Dobbiamo avvertire gli altri.